Viviamo in un mondo dove tutto è diverso. Il cibo che mangiamo oggi è un cibo che l'uomo non ha mai mangiato nella storia dell'umanità. Più del 50% del cibo che si mangia nei paesi più ricchi è un cibo prodotto dall'industria alimentare, è un cibo trasformato, ultra trasformato dall'industria alimentare. In America è più del 50%, da noi è un po' meno del 50%, e questo cibo non ci fa bene. È un cibo raffinato, da cui sono state tolte molte cose, in particolare le fibre. È un cibo che è stato addizionato da conservanti, coloranti, agenti trasformanti, emulsionanti. Gli studi mostrano chiaramente che più ne mangiamo, peggio è. Di cosa si tratta? Si tratta di tutti i salumi e le carni lavorate, tutti i würstel, gli hamburger, tutte le bevande industriali, tutti gli snack dolci salati, tutta la pasticceria industriale, tutti i cibi pronti da mettere nel forno a microonde. Il nostro messaggio e di tornare a mangiare i cibi e non le trasformazioni industriali dei cibi. Comprare i cibi semplici e cucinarceli. La trasformazione fatta in cucina va molto bene. La trasformazione fatta dall'industria aumenta la mortalità. Le bevande zuccherate, in particolare le bevande zero, aumentano la mortalità, soprattutto la mortalità cardiovascolare, ma anche la mortalità per cancro. Stiamo lontano dal cibo industriale e ritorniamo a mangiare i cibi naturali. La gente dice che non ha tempo per cucinare oggi e che deve comprare i cibi pronti, ma non è vero che non abbiamo tempo di cucinare, è una questione di organizzazione della vita. Possiamo benissimo trovare il tempo di cucinare il nostro cibo.